Venga, buonasera, buonasera, ben ritrovati dunque in queste puntate che ci accompagnano al nuovo inizio della stagione di Ring. Oggi, questa sera, siamo insieme a Pierpaolo Roberti, buonasera, ben trovato, Buonasera. segretario della Lega Nord, di lui si è parlato molto anche quest'estate e negli ultimi giorni, insomma, anche perché non ha ricevuto l'endorsement, però in qualche maniera, insomma, anche il pugile Fabio Tuia, che dopo le tante azioni di quest'estate, pensa di fare una lista in appoggio alla Lega Nord. Insomma, parleremo ovviamente della città, di quello che succede, Certo. anche un po' di attualità di tutte queste cose che hanno contraddistinto questa estate comunque calda. A proposito, secondo lei Renzi ha fatto vacanza o Beh, non si è sentita la differenza, diciamo così. no? Ah, perché dice che era in Non ferie si pure prima. è in ferie da un bel po'. Però devo dire È un che ferie da un bel po' e i dati. era sempre in giro Era però, no? sempre, sì, appunto, era sempre in giro, ma far ferie, perché i dati economici ci dicono questo in realtà. La situazione da quando l'Italia è mano a Renzi è peggiorata con il governo Monti, è peggiorata poi con il governo Letta e adesso sta peggiorando ancora con il governo Renzi. Nonostante i grandi annunci, noi assistiamo all'ultimo dato, per esempio, sul PIL uscito sul secondo trimestre, ci dimostra una crescita che è assolutamente insufficiente e la stessa Istat ci dice che è sotto le attese e non è in grado di generare occupazione in più, quindi di recuperare sulla disoccupazione. E, dati economici che ci dicono che la situazione va male, anche perché contemporaneamente, nonostante tagli e tasse, abbiamo un debito pubblico che continua ad aumentare nonostante tutto, quindi nonostante i sacrifici dei cittadini. E ovviamente dobbiamo arrivare a Trieste, ci sono tante cose che Certo. riguardano la città. Vi faccio dire, ne approfitto a ricordare due cose, che ricominciamo ufficialmente il talk show il 10 e 11, noi non andiamo mai in ferie, ma in realtà appunto, abbiamo raccontato durante quest'estate, abbiamo incontrato diversi protagonisti di questa città, oggi lo facciamo con lei, ieri eravamo col senatore Russo, insomma, e settimana prossima, il 10 e 11, settimane prossime, 10 e 11 settembre, ricominciamo ufficialmente, lo faremo con il sindaco Cosolini il 10 settembre. Ha letto la sua intervista pochi giorni fa? Di Cosolini? Sì. No, fortunatamente me la sono persa. Adesso gliela trovo e gliela cito così non se la perde. Però, insomma, visti i dati invece dell'Italia, di quelli che riguardano la città di Trieste, cosa pensa? Ma penso che la situazione su Trieste, noi che ci viviamo, noi che siamo triestini, siamo cittadini di Trieste, ce ne accorgiamo senza guardare troppi dati. La sensazione che hanno i cittadini, che è palpabile, che è reale, è quella di una città che nel corso di questi 4 anni ha subito un declino inesorabile, inevitabile. A fronte di questo declino, che chiaramente non è soltanto responsabilità del sindaco, dell'amministrazione comunale o dell'amministrazione regionale, perché c'è una crisi economica, inutile negarlo, che è internazionale. Però a fronte di questa crisi ci sono stati degli interventi da parte dell'amministrazione che sono stati assolutamente insufficienti e anzi tante volte controproducenti. Allora, le leggo due passaggi. Chiaramente questa intervista di qualche settimana fa al sindaco Cosolini verteva molto sull'assenza di appoggio, diciamo, presunto da parte di Deborah Serracchiani, anche se qualche mese fa già a Ring stessa lei disse il candidato è Cosolini. Trieste sta diventando pericolosa, dicono molti cittadini. Il pestaggio di Raul l'ha vista perfino finire sotto accusa, ricorderà, no? Davanti al locale, il ragazzo di 30 anni. Non abbiamo mai sottovalutato il problema sicurezza. Forze dell'ordine e Polizia Municipale sono ben presenti sul territorio. Nel caso di Raul, ho parlato 2 volte con la madre, ma non credo che su queste cose ci si debba fare pubblicità. Voi No, vi guardi, fate pubblicità sul tema sicurezza? non è questione di farsi pubblicità. Il punto è questo. Succede un fatto di cronaca grave. Un ragazzo rischia di perdere la vista, un ragazzo rischia di perdere la vista semplicemente per essere andato a ballare in un locale, e quindi essere stato pestato senza nessun motivo, fuori dallo stesso. Rischia di perdere la vista. Secondo me, compito del sindaco è anche porre l'attenzione su questo problema. Non può un sindaco dire no, tranquilli, va tutto bene, mentre un ragazzo sta per perdere un occhio. Poi alla fine sappiamo che è andato tutto bene, per fortuna, e auguriamo una veloce convalescenza al ragazzo, però in quei giorni là, in quei momenti là, non Si è si temuto il sapeva, peggio, si è questo è vero, temuto il sì. peggio. Allora un sindaco deve porre l'attenzione, porre l'accento perché è un problema che va affrontato, non sottovalutato, non bisogna minimizzare i problemi, anche perché quello è uno dei tanti episodi accaduti, perché c'è stata la rissa in via Torino che avrebbe potuto generare problemi ben più seri, perché quando una ventina di persone si ritrovano in via del Toro, scusi, non in Sì, via Torino, si fronteggiano. si fronteggiano, si danno l'appuntamento, si fronteggiano nel centro cittadino,
in pieno giorno, perché erano le 20 di piena estate, c'era luce, insomma, sì, c'erano famiglie che giravano, c'erano bambini per strada, si fronteggiano, ma non per tirarsi il buffetto, per darsi la spinta, ma con catene e mazze, con catene e spranghe, cioè là poteva farsi veramente seriamente male qualcuno. Allora, dopo tutti questi episodi, un sindaco deve prendere in mano la situazione, porre l'accento su quel problema e risolverlo, e dare la sensazione al cittadino che i problemi sono sotto controllo, che ci sono, ma sono sotto controllo. Quando un sindaco invece dice no, guardate, va tutto bene, tutto a posto, dà la sensazione al cittadino che se ne sta fregando, che sta nascondendo la testa sotto la sabbia, che sta nascondendo i problemi, la polvere sotto il tappeto, e che quindi non farà assolutamente nulla. Questo genera ancora più insicurezza nel cittadino. Ci vuole quindi, come dicevo l'altra sera Fabio Tujak, la lista dei buttafuori. Io non so se serva la lista dei buttafuori, io penso che serva una lista di persone con buon senso. E il buon senso vuole che, ripeto, quando c'è un problema lo si affronta. Non si può dire c'è un problema, ma siccome ideologicamente non è conveniente al mio schieramento, fa niente, non ci parlo tempo su, perché la sicurezza è un tema del centrodestra, un tema della Lega. Non si può dire è un tema della Lega, quindi lo tralascio, perché la sicurezza non è un tema né di destra né di sinistra né della Lega né del centro, è un tema dei cittadini che vogliono vivere bene, perché la sicurezza fa la qualità della vita. Chi quando ci sarà in quella lista? E soprattutto è veramente in appoggio alla Lega, quindi alla sua candidatura, o è nel centrodestra? Non posso rispondere, perché non è un'iniziativa che parte da me, è un'iniziativa, io lo sapevo il giorno stesso tramite un messaggio che mi ha mandato Fabio Tujak. Lui è uno, fortunatamente, questo, intanto lo devo ringraziare per questa uscita, lo devo ringraziare per la stima e anche per la fiducia che ha riposto in me, ma è uno dei tanti che si è messo in contatto in questi mesi di campagna elettorale, perché ricordo a fine gennaio c'è stato appunto l'annuncio della mia candidatura. Da quel momento in avanti tante persone si sono fatte avanti, non soltanto per dirmi appoggio alla tua candidatura, ti do una mano, eccetera, ma anche per l'intenzione di volersi mettere in gioco. E tante di queste persone magari non sono identificabili completamente con la Lega, ma si sentono vicine alle mie posizioni, per qualche motivo hanno stima di me, hanno deciso di darmi una mano. Quindi, quante liste ci saranno in appoggio? Cioè, cosa state lavorando? Lo dico sinceramente, in questo momento io non sto lavorando a nulla. Io ho avuto questa prima uscita da parte di Fabio Tujak, lui è uno dei tanti. Io sicuramente a questo punto, vista anche l'uscita di Fabio Tujak, quello che farò sarà cercare almeno di mettere in contatto queste persone. Poi, se queste persone avranno voglia, avranno la capacità, avranno la possibilità di mettersi insieme e fare delle liste d'appoggio, io non posso che ringraziarli. Io non posso che ringraziarli, anche perché dal primo momento, da quando è nata la mia candidatura, io ho detto non voglio essere il candidato della sola Lega Nord, io voglio essere un candidato che unisce il centro-destra. Anche di Forza Italia. E diciamo, io sto facendo di tutto per fare in modo che la mia sia una candidatura unitaria di tutto. Quindi il centro-destra. Quindi anche di Forza Italia, anche di Fratelli Anche di Forza Italia, anche di Fratelli Italia. Io sto cercando di parlare con tutti. Io chiaramente questa è la mia intenzione, questa Come è la mia andando? Volontà. Cioè, è Stiamo credibile parlando. L'ipotesi che lei vada fino in fondo, diciamo. Quindi sia lei il candidato del centrodestra? Vabbè, sicuramente se ho iniziato la mia campagna elettorale a gennaio non l'ho fatta in modo così sotto traccia, ma l'ho fatto in modo ufficiale, invitando quella volta Massimo Bitonci, sindaco di Padova a Trieste, l'ho fatta in un modo così pesante, così no, sicuramente non l'ho fatta per ritirarla un paio di giorni dopo, insomma è una candidatura che vuole andare fino in fondo. Dopodiché mi rendo conto anche che c'è l'esigenza di trovare un candidato unitario, io mi propongo come candidato unitario del centrodestra e anche in quest'ottica dico il dialogo c'è, non soltanto con le altre forze politiche, ma anche se c'è la possibilità di creare delle liste civiche in mio appoggio, come se ne stanno creando, perché quella di Fabio Tujak, se sarà in grado di tirarla su, di farla su, di trovare le persone, è una lista in mio appoggio che non può che farmi piacere, non può che farmi piacere, perché mostra il polso di quella che è il sentimento della cittadinanza, il sentimento della cittadinanza che è stufa di questi 4 anni e mezzo ormai passati di amministrazione Cosolini e che vuole cambiare. Ripeto, magari non si identifica completamente
nelle idee della Lega, quindi non si vuole candidare con la Lega. Senta, ma vuole Roberto, creare, mi interessa molto poi arrivare anche al tema dell'accoglienza, ovviamente quello che ha visto anche nelle ultime ore, abbiamo raccontato quelle scritte davanti alla sede della Caritas, insomma, cosa sta arrivando dall'est, cosa sta accadendo. Però le leggo un altro passaggio dell'intervista di Cosolini. Di Piazza si candiderà? Non lo so, risponde Cosolini. Perché? Perché non so se l'operazione di sintesi che il centrodestra sta tentando arriverà fino in fondo. Hanno già governato insieme, sono uniti sulla gestione del potere, dice Cosolini, ma divisi su tutte le scelte importanti, dal Porto Vecchio alla Ferriera. Cita sempre Porto Vecchio come visione diversa all'interno del centrodestra. Chi andrà al ballottaggio? Centrodestra o Movimento 5 Stelle? Posto che già hanno deciso che ci va il centrosinistra, quindi evidentemente, però insomma, nel senso che non bisogna mai escludere nessuna ipotesi. Quindi dicono, chi andrà al ballottaggio? Centrodestra o Movimento 5 Stelle con il centrosinistra? Impossibile oggi scartare qualsiasi ipotesi, ci sono tante variabili, quindi il centrodestra, centrosinistra, scusate, deve essere pronto a entrambe le ipotesi. Centrosinistra sicuro al ballottaggio? Ecco la domanda, non me la ricordavo. Sarebbe bello che il centrosinistra vincesse il primo turno, ma mi pare difficile. Vabbè. Detto da Roberto Cosolini, mi interessa una cosa, questo passaggio su Di Piazza, lei cosa pensa? Prima di tutto una battuta, cioè, da che pulpito viene la predica? Hanno una situazione per la quale a Muggia il segretario provinciale, che è sindaco di Muggia, Nesladek, sta perdendo la maggioranza, non ha più la maggioranza di fatto, si attende un arrivo di un commissario per far passare dei provvedimenti urgenti, non c'è più una maggioranza, quindi non si sa come va avanti. A Trieste c'è sempre la spina nel fianco di Sel, che una volta sì, una volta no, punzecchia la maggioranza, e Federazione della Sinistra, che ha già detto che si è già sostanzialmente spilata. Quindi insomma, se nel centrodestra si stia dialogando, e posso, questo lo posso dire tranquillamente, si sta dialogando in modo assolutamente costruttivo, nel senso che l'unità di intenti c'è, la volontà di arrivare a una sintesi c'è da parte di tutti. Dall'altra parte, dall'altro schieramento, mi sembra che non ci sia neanche la volontà di arrivare a una sintesi. Quindi insomma, pensi al suo schieramento, alla sua maggioranza. E, si ricorderà la sera in cui Di Piazza, un'ultima puntata, è venuto ospite al talk show, diciamo, con altri ospiti, al di là di quello, diciamo, della chiacchierata estiva che abbiamo fatto anche con lui, in una puntata speciale di Ring. Aveva detto molto chiaramente di non essere intenzionato a fare le primarie. Mi dispiace. Del centrodestra. Mi dispiace. Perché? Mi dispiace perché io ho detto anche recentemente che, appunto, volendo arrivare per forza a una sintesi, volendo, io sono disposto a qualsiasi cosa. Pur di arrivare a una candidatura unica, io sono disposto a tutto. Anche le primarie. Facciamo le primarie. Vincerà chi vincerà? Vincerà Di Piazza, vincerà Roberti, vincerà Tujak, non so, che vinca chi deve vincere. Per me si possono fare anche le primarie, certo, per fare le primarie ci deve essere la volontà di tutti di farle. Se uno già si sfila e dice no, io non partecipo, non hanno più senso, perché le primarie per un pezzo di centrodestra, cioè non mi farò, se Di Piazza non partecipa, non mi farò le primarie per la Lega ha già deciso, ha deciso di puntare sul mio nome, come hanno deciso appunto altri cittadini che si stanno organizzando, puntando sul mio nome, quindi non mi sembra inutile. Tutti quei partiti come nel nuovo centrodestra, adesso Trieste Popolare, un'altra Trieste, dove vanno? Che fanno? Questo bisogna chiederlo a loro. State dialogando, state dialogando. Ma il dialogo c'è. E il dialogo c'è su un presupposto. E il presupposto è: Cosolini ha fatto male, ha amministrato male, bisogna voltare pagina, non dobbiamo ripetere gli errori del passato. E già questo, lei dice, è un presupposto non facile da superare. Cioè, e non è un presupposto facile da superare, perché non è così scontato. Non ovunque è così. Ma non sono tutti nell'alveo del centrodestra. Ma non ovunque è così. Anche le ultime amministrative abbiamo visto che pezzi di quello che dovrebbe essere il centrodestra ha fatto altre scelte, scelte molto diverse. Qui la volontà, quindi la base c'è, abbiamo ancora qualche mese davanti, e io dico qualche mese perché io non intendo arrivare a febbraio o marzo, all'ultimo secondo, a dover dire decidiamo cosa fare, non intendo, quindi mi do qualche mese di tempo per arrivare a una soluzione, perché non possiamo pretendere appunto di ricommettere gli errori del passato, quindi non voglio ripresentarmi di nuovo ai triestini con una scelta imposta all'ultimo minuto. Io voglio che i triestini conoscano bene la faccia, e questa è la scelta che abbiamo fatto noi, e questo era uno dei motivi per cui abbiamo presentato. Chi impone il nome? Ma alla Roma. Fine il tempo, alla fine il tempo, perché ci si ritrova, non volendo decidere prima, ci si ritrova all'ultimo minuto. Quando ci si rende conto, ragazzi, bisogna presentare le liste elettorali, bisogna presentare le candidature, che facciamo?
bisogna pensare al primo nome che ti viene in mente e bisogna pensare a un nome che cioè il meno peggio o il coniglio dal cilindro, a quel punto è il meno peggio quindi, perché so, è chiaro, Antonione di Piazza sono stati il meno peggio, questo dice. Allora, sicuramente si è visto che Antonione non, in quel momento là è stata una scelta, ma non per il nome di Antonione, per come è venuta fuori, perché alla fine tirandolo fuori quel nome all'ultimo minuto, cos'è successo? È successo che ci siamo divisi e ci siamo presentati completamente divisi al primo turno. Poi al secondo turno, non essendoci stata condivisione, non c'è stata neanche l'apparentamento con un'altra Trieste, alla fine abbiamo consegnato la città in mano a Cosolini. Questo è il risultato. Allora, non intendiamo ripetere quegli errori. Per non ripeterli dobbiamo arrivare a una soluzione subito e presentare una faccia ai cittadini già all'inizio dell'inverno, fine autunno, insomma. Quindi per questo dico un paio di mesi, non di più. Mi ha colpito, insomma, il fatto di presentare una faccia, quindi nel senso tutti uniti, tutti insieme con questa condivisione. Lei ha citato quello che ha fatto un'altra Trieste, temete che possa riaccadere? Io penso, spero e mi auguro, ma direi che sono moderatamente convinto che non succederà di nuovo. Non succederà di nuovo, che ci sarà la volontà di anteporre, da parte di tutti, non parlo di un'altra Trieste, da parte di tutti, di anteporre mire personali, di anteporre magari anche qualche piccolo personalismo, egoismo, screzi del passato, diciamo, e di pensare al bene della città. E in questo momento il bene della città è trovare un'alternativa. Senta, allora, poniamo il fatto che ci siano delle primarie del centrodestra, che sono certo, date le dichiarazioni anche di Berlusconi di poche ore fa, che non è un sistema che funziona, quindi non piace, non piacerà. Roberti in campo e andrà fino al primo turno? No, mi scusi, nel senso che non voglio dire al secondo viene ritirato, nel senso che non troverete una sintesi prima. Però al primo turno andrete divisi, questo è il mio, domanda è questa, è chiaro, cioè, siccome anche trovato. Cosolini prevede di un ballottaggio, no? Come insomma, mi sembra scontato, la città solo è talmente divisa. Solo nei suoi sogni arriva il 50%, insomma il PD ha avuto un crollo dal 40% delle europee dello scorso anno, ha avuto un crollo che continua, che va avanti, la linea, la parabola è in completa discesa. Anche quindi il centrodestra andrà diviso al primo turno, quindi ci si unisce eventualmente al secondo. Ripeto, mi auguro di no, ma e nel caso non si dovesse trovare una sintesi, è chiaro che si arriverà. Chi vede si in arriverà campo? Allora, Di Piazza? Savino? Chi sono i nomi? Potrebbe essere un Di Piazza, potrebbe essere. Questo sì, io mi chiedo se lui abbia la volontà, come dice, non mi presento per le primarie, non voglio affrontare delle primarie, mi chiedo se lui abbia la voglia reale, però questo è un mio pensiero, la voglia reale di scontrarsi in quelle che di fatto sono delle primarie del centrodestra, cioè al primo turno, esatto, al primo turno delle elezioni. Volenti o nolenti, comunque sono primarie. Quello è un turno. Allora, io penso che, ma mi metto, provo anche a mettermi un po' al suo posto, io penso che per uno che ha fatto quello che ha fatto già 15 anni da sindaco, 5 anni a Muggia, poi altri 10 anni a Trieste, per uno che ha fatto quello che ha fatto, incontrastato, non vuole neanche fare questo primo turno, non abbia, o riesce a trovare una condivisione che sembra difficile, oppure dice, ma perché, per quale motivo non fare le primarie però fare il primo turno delle elezioni amministrative, che sostanzialmente, ripeto, sono la stessa cosa, quindi può essere di no, ma magari quindi quello di Piazza, quello bisogna chiedere a lui. È una ricostruzione politica interessante, no? Quindi vabbè, lasciamolo libero, Di Piazza, sì. Roberti e poi? Personalità che potrebbero candidarsi, ce ne sono tante. Io penso che Fratelli d'Italia, per esempio, troverà un candidato proprio. Nel caso si vada divisi, mi sembra chiaro che l'intenzione è, posto che nessuno arriverà, perché sicuramente al ballottaggio bisognerà andare, penso che l'unica cosa che dovrebbe far riflettere è appunto lo scoglio del Movimento 5 Stelle. Quindi cercare di non dividersi troppo per non arrivare
per non arrivare terzi tutti quanti, insomma, certo, terzi, quarti, quinti. Quindi lo scoglio grosso è quello del Movimento 5 Stelle. Penso che li vede ancora forti, diciamo, con loro, allora, 19, 18, 20, sì, teniamo, diciamo, presente, teniamo presente appunto che quello è un dato nazionale, esatto, che quello è un dato nazionale, e che alle amministrative sono sempre molto, molto, molto al di sotto. Quindi secondo me, e questa è un'idea che mi sono fatto anche vedendo un po' di numeri, sentendo un po' di numeri che circolano anche... Quali sono i numeri? Ma figuriamoci se li dico. Vabbè, non sono sondaggi, adesso non sono. Ma figuriamoci se possono li dire. Allora, posso dire che io sono abbastanza tranquillo del fatto che la Lega da sola possa arrivare al secondo turno anche da sola. Però in questo momento la Lega da sola non è sopra il Movimento 5 Stelle a Trieste. In questo momento mi sento di dire che potremmo fare, che ce la giochiamo col Movimento 5 Stelle. Ho capito. 9%, 8%. Mi vedo preoccupato. No, stavo ragionando sui numeri. Allora, se io non sono preoccupato... Si possono dire sondaggi, tanto presto. Se io non sono preoccupato, dico che... dico che potrei anche decidere alla fine, perché non si riesce ad arrivare a una sintesi, ci sono troppi... Potrei anche decidere di andare fino alla fine, vuol dire che non mi sento preoccupato. E se non mi sento preoccupato è perché penso di essere un voto sopra il Movimento 5 Stelle. Questa è una mia convinzione. Ho capito, non mi ha detto Forza Italia chi mette. Poiché... Secondo lei? Dai, tanto vi state parlando, lo so io. Sì, ma stiamo di parlando... Piazza. Già ha dato una ricostruzione interessante di Piazza che è da valutare. Poi Forza Italia chi potrebbe mettere? Ma mi sta... Cioè, tutto il dialogo e tutto il lavoro che sto facendo in questi mesi è rovinato in una chiacchierata. Ma non è rovinato. Non è rovinato. Ma ho di solito questa peculiarità. Però, diciamo, mi interessa capire una ricostruzione dei fatti, anche perché voi vi incontrate. Insomma, quello, la stessa cosa che ho chiesto a Tuia. Dopodiché vada come vada. Lei andrà fino in fondo, l'ho ribadito più volte, però... Piace capire chi sono gli attori in campo. Io non credo molto che alla fine ci sarà uno dei nomi più spendibili in questo momento. Glielo dico molto onestamente. Non lo credo neanch'io. Non lo credo neanch'io. Cioè, secondo lei non sarà Sandra Savino uno dei possibili nomi candidati? Io penso che lei ha un ruolo molto, molto importante in questo momento, sia a livello nazionale sia a livello locale, perché tiene su un partito che... in un momento di svolta, probabilmente, perché Forza Italia, da quanto anche dichiara Silvio Berlusconi, dovrà cambiare, in qualche modo cambierà, si trasformerà, diventerà probabilmente qualcosa di nuovo, e penso che il suo ruolo sia un ruolo molto importante, debba dedicarsi a quello e voglia anche lei dedicarsi. Mi sembra il candidato più naturale da parte loro, chiaramente, però appunto ha questo impegno che non è da poco. A proposito, altro che... ma e questo, diciamo, traghettare Forza Italia in qualcosa di nuovo vi riguarda o no? No, penso perché ho sentito... l'identità della Lega, cioè, non vi unite, Forza Italia e Lega non vi unite o no? Sì o no? No, unire in un unico partito? No, assolutamente no. Dopo, chiaramente, sai che ci sono voci su chiaramente, questo, no? Chiaramente se ci sarà la necessità, perché la legge elettorale imporrà, la nuova legge elettorale nazionale stiamo parlando, imporrà di arrivare a numeri consistenti per giocarsi il ballottaggio, per arrivare al premio di maggioranza, eccetera, allora si valuterà, ma sarà qualcosa soltanto in funzione delle elezioni. La Lega rimane la Lega, rimane la Lega Nord. È rimasta la Lega Nord in questo periodo in cui è nato un nuovo soggetto politico, che è Noi con Salvini, che è sostanzialmente una lista gemella della Lega Nord, però per il centro e per il sud, e che sta già riscuotendo ottimi successi, però anche dopo la nascita di quella lista non si è pensato minimamente di fare un soggetto unico, ma ci sono due soggetti separati che rimarranno separati, quindi l'identità della Lega Nord assolutamente non mi sento di dirle subito che non si tocca. Ho notato nei giorni scorsi, diciamo, di rientro qualche giorno di ferie, girando per Trieste, molte asfaltature. Porta, arrivando anche a Ponte Rosso stanno procedendo i lavori. Cioè, tutto che... quello su cui, diciamo, le persone triestine la mattina protestano a Sveglia Trieste, quello per cui voi prendete di mira il sindaco, magari adesso lo sta facendo. Sono quelle che fanno arrabbiare di più i cittadini. Perché? Perché fanno molto campagna elettorale. Ci vuole, allora, anche del tempo per arrivare a quello, no? Per asfaltare un marciapiedi? Per asfaltare un marciapiedi non credo che ci voglia così tanto tempo. Non ci vogliono 4 anni e mezzo per asfaltare un marciapiedi. Allora, sono quelle che fanno arrabbiare di più i cittadini, perché sono quei triestini che per 4 anni e mezzo hanno segnalato il piccolo problema, la buca sul marciapiede, hanno segnalato il fatto che la strada non veniva rattoppata per anni, e sindaco e giunta comunale puntualmente avevano la risposta pronta: patto di stabilità, non si può. Noi andavamo avanti a dire: guardate che
il patto di stabilità sì c'è, però è una scusa tante volte per non fare le cose, perché insomma non è che il patto di stabilità ti vieta di fare qualsiasi cosa. Improvvisamente, a 6 mesi dalle elezioni, con un sindaco che è in un calo di consensi, dimostrato anche dai sondaggi, l'ultimo sondaggio quello sulla popolarità dei sindaci, no? Un calo di consensi mostruoso, si fanno asfaltature ovunque. Allora, o il patto di stabilità è saltato, ma non mi risulta, oppure si è deciso consapevolmente di non fare manutenzioni per 4 anni e mezzo per farle gli ultimi 6 mesi, l'ultimo scampolo di mandato. Con la conseguenza una scelta che premia questo, potrebbe premiare, posto che sia questa l'idea. Ma io direi proprio di no, anzi, ripeto, sono quelle scelte che fanno arrabbiare i triestini, perché si rendono conto che per 4 anni e mezzo non è stato fatto niente e quindi hanno vissuto il disagio di una città tenuta male, e adesso gli ultimi 6 mesi vedono una città tenuta male perché è piena di cantieri. Allora, i lavori non vanno fatti così, non si fanno i lavori, non si rattoppa un marciapiede perché bisogna arrivare alle elezioni, si rattoppa un marciapiede perché la città deve essere manutenuta. Quindi le manutenzioni vanno fatte continuamente, 365 giorni l'anno, per tutti i 5 anni del mandato, e io ti giudico su quello che hai fatto per tutti i 5 anni, non per quello che hai fatto gli ultimi 6 mesi, perché qua appunto, ripeto, come dicevo prima, non si parla del grosso progetto faraonico. Senta, ma della Roberti, piccola opera. Allora arriviamo anche alle questioni poi dell'accoglienza, perché è molto interessante, migliaia di persone arrivate con un'emergenza esplosa davvero in queste ore, l'arrivo dall'est, che è quello che riguarda in realtà Trieste, perché qui non arrivano, abbiamo detto più volte, immigrati. Ce ne sono stati anche di quelli da Lampedusa, non più, insomma, non arrivano più con quello, adesso arrivano dall'est, c'è una rotta molto chiara. Cosa ha pensato vedendo quelle scritte davanti alla sede della Caritas? Io la prima cosa ieri, quando ho visto l'articolo del giornale con la fotografia del portone imbrattato, ho scritto un post su Facebook, perché era l'unica roba che potevo fare immediatamente per comunicare quello che ne pensavo. Il mio messaggio è molto chiaro, io sono contrario a questa immigrazione, assolutamente, dico no a questa immigrazione, come c'era sulla scritta su quel portone, no all'immigrazione, lo dico ragionandoci su, lo dico secondo me, a mio avviso, con buon senso, perché mi domando come possiamo noi pensare di accogliere tutti i poveri del mondo, abbiamo le risorse per accogliere tutti i poveri del mondo, possiamo accogliere tutti, cosa faremo di queste persone? Quindi il mio no è un no ragionato. Allo stesso modo, come dico no all'immigrazione, dico che chi scrive una qualsiasi cosa su un muro è un idiota. Non è né una persona di buon senso, né una persona che ha ragionato sul problema dell'immigrazione. È un idiota e basta, un vandalo. Il no idiota. Deve avere una proposta però, no? Il no deve avere una proposta. La nostra proposta è quella di aiutare queste persone a casa loro. Del resto, chiudere contestualmente con l'immigrazione. Quindi creare un blocco, ma... E voglio puntualizzare questo. Noi stiamo parlando adesso, stiamo dicendo, ah sì, c'è la fame nel mondo, ci sono le guerre nel mondo. Fame e guerre nel mondo, purtroppo, ci sono sempre state. Ci sono sempre state. La fame nel mondo, purtroppo, c'è sempre stata. Le guerre nel mondo, in qualche parte del mondo, ci sono sempre state. Noi veniamo da una situazione in cui, fino a non 50 anni fa, ma fino a 4 o 5 anni fa, i posti per i richiedenti asilo a Trieste variavano 15-20. Questi erano i numeri, e c'era sempre la povertà in Africa, anzi forse ce n'era di più, c'erano sempre delle guerre sparse in giro per il Medio Oriente, in qualche paese centroafricano, ci sono sempre state, ci sono state le dittature, c'è stato di tutto e di più. Improvvisamente non è cambiato nulla, non è scoppiato qualche nuova grana mondiale, non è cambiato nulla. Improvvisamente da 15-20 posti siamo passati a 700 posti, sì, più tutta una serie di persone che siccome non ci sono più posti dove metterle, dormono alla Diaccio, quindi alcuni li trovi al Silos, alcuni ormai saranno probabilmente qualche centinaio perché ormai quel posto è pieno, altri dormono in stazione, altri dormono sotto la sala Tripkovic. Allora, quello che mi chiedo è cambiata in un modo così straordinario la situazione geopolitica mondiale, oppure semplicemente queste persone ora arrivano perché sono attratte dal miraggio di un vantaggio immediato che potrebbero avere qua? E ormai non penso più come vantaggio immediato anche semplicemente trovare il benessere lavorando, penso semplicemente trovando in quel momento l'assistenzialismo, quindi in quel momento, e questo lo si capisce anche
dalla mole di ricorsi che c'è. Allora, noi sappiamo che sì, un richiedente asilo arriva dopo che non è stato accettato, diciamo, la pratica di richiedente asilo, fanno ricorso. Fanno ricorso. Sì, sì, okay. Allora, fanno ricorso per allungare i tempi, ma allungare i tempi non vuol dire cercare un lavoro. Allungare i tempi vuol dire semplicemente farsi assistere per più tempo. Dovesse vincere un'amministrazione di centrodestra, ci sarà un assessorato alla sicurezza? Assolutamente sì. Assolutamente sì. E anche qua, ricollegandomi... Se non fa il sindaco, quello è suo, intendiamoci. Esatto. E se invece sarò sindaco, quella sarà una delega che mi terrò per me, chiaramente. Ah, ok. Allora, parlando sempre del sindaco, è chiaro che sul problema immigrazione un sindaco può poco. Può poco perché non è competenza diretta dell'amministrazione comunale gestire i flussi migratori, chiaramente. Però un sindaco può fare comunque tanto. Può fare tanto come? Dicendo semplicemente di no. Non si può accogliere tutti. Io, quando dico di no, pongo quel problema ad uno Stato centrale che lo sta sostanzialmente scaricando su comuni e regioni. Perché lo Stato centrale in questo momento cosa fa? Arriva, l'altro ieri sono arrivati 4.400 su 20 barconi. Nello stesso momento sono arrivati altri 40 dalla rotta... Arrivati, non si sa se sono arrivati. Intercettati altri 40 dalla rotta balcanica. Quindi, tutti questi che sono arrivati in un giorno, non è che se ne fa carico l'Alfano di turno o Renzi di turno. Loro pensano semplicemente a scaricarli su comuni e regioni. Esatto. Li scaricano su comuni e regioni. Quando un sindaco si vede arrivare una mole, quando un sindaco deve pensare a 700 richiedenti asilo, più tutti quelli che dormono per strada, deve affrontare problemi di sicurezza, deve affrontare problemi sanitari, deve affrontare problemi... È lasciato da solo le persone. È lasciato da solo da tutto. Sa allora, che adesso arriveranno tutti, no? Arrivano qui da... Esatto. Io dico no e faccio in modo che quel problema se ne prenda finalmente carico il governo centrale che ha problemi, che non lo scarichi più, che non lo scarichi più. Li si lascia in strada, come si fa? Ha visto quello che è successo appunto di Treviso? Si impone uno stop, si dice stop, si dice basta, qua non c'è più posto, non ce la possiamo fare più. E quelle scritte sulla barretta della Caritas, sono pericolose, sono un segnale da tenere bene in considerazione. Perché ripeto, quello è un idiota, quello è un idiota quello che ha scritto quella roba sul muro, perché non si scrive nulla sui muri. È un idiota ed è un vandalo. Ma attenzione, perché quello è una spia pericolosa. Perché l'idiota che scrive oggi sul muro, domani potrebbe essere il ragazzo che va fuori di testa perché non ne può più e prende a pugni quello che passa. Stiamo arrivando a una situazione pericolosa. Poi si potrebbe arrivare al caso come quello di, appunto, che accennava lei, quello di Quinto di Treviso, dove la popolazione si ribella. Il prefetto e non ha vuole. Messo 130 immigrati in due palazzine con le famiglie, certo. Quindi là è successo di tutto, si sono arrabbiati, alla fine è stata costretta a spostarle di nuovo e tra l'altro è stata commissariata. Sappiamo benissimo, ha rimosso perché, anche il prefetto. Sappiamo benissimo perché anche voi in redazione le riceverete probabilmente. Tante segnalazioni le ricevo io di gente esasperata che non ne può più. Senta, adesso arriveranno tutti quelli da... cioè, un'invasione vera, diciamo, nei numeri, da Balcani, l'ha visto, no? Certo. Non ci sono più confini, non ci sono più muri, stanno arrivando tutti da lì, tra l'altro lo sanno forse più gli addetti ai lavori, insomma c'è una strada precisa dove a certi orari, certi giorni, lasciate certo. In un punto ben preciso, arrivano con furgoni, camion... E scappano nei boschi, sul Carso. Le posso fare... Non lo dica in onda perché prima pongo, o poi documenteremo... Ma mi pongo una domanda. Allora, quando è iniziato il maxi esodo, l'arrivo massiccio di immigrati dal canale di Sicilia, è stato detto, siamo i primi. Non era vero perché c'è la Grecia. Qui non siamo i primi, giusto? Qui non siamo i primi. Cioè prima ci è stato detto no, siamo i primi, dobbiamo per forza affrontare l'emergenza. Qua primi non sono siamo i primi. Slovenia. Cioè attraversano altri paesi europei. Allora, ci sono, io l'ho detto quasi come battuta, però fare rende bene l'idea. Chi i triestini o gli altri italiani che sono andati in vacanza in Croazia in quest'estate, cioè, si sono dovuti beccare al ritorno una fila. Una fila, giustamente, al confine, perché è l'inizio della comunità dell'Unione Europea, quindi tra Croazia e Slovenia c'è la fila al confine. Si mostrano i documenti, ti controllano e passi. Allora, io mi domando perché la Slovenia pensi a fermare il turista, giustamente a controllare il turista, e poi invece ti ritrovi casualmente 50 tra pakistani cittadini del Bangladesh all'Izard che camminano allegramente in mezzo all'autostrada. Quelli non sono stati controllati? È chiaro che c'è una volontà di farli passare perché tanto si sa che c'è il paese
furbetto che accoglie tutti. Stessa roba vale dall'Austria, perché anche dall'Austria chiaramente arrivano e arrivano verso Treviso. Perché se restano lì devono poi restare lì, no? In esatto. Base ai problemi europei. Allora mi domando, sì, ho capito, e anche se arrivano in Italia devono restare. Appunto, in Italia. Per quello... Perfetto, allora questi sanno che è più... mi domando, per quale motivo uno che fugge da una guerra realmente ha più interesse, visto che le regole sono uguali per tutti, siamo tutti quanti nell'Unione Europea, ha più interesse a farsi identificare in Italia piuttosto che in Slovenia. Senta, o in Austria. Roberti, devo chiudere, però allora, due cose molto veloci. La prima sono tre tweet che le chiedo. Tre tweet, tre esigenze della città. Tre cose che lei vuole dire o proporre a questa città. E lo faccia con tre tweet e un hashtag che preferisce. Temo di capire qual è l'hashtag. Vabbè, la seconda cosa invece, non so se ha visto, ieri sera abbiamo intervistato anche il senatore Russo. Adesso gira su Facebook, diciamo sui social network, una cosa molto divertente condivisa dallo stesso Partito Democratico, che è questa lista della IOTA che ogni tanto inventa cose divertenti. L'ultima è: il prossimo sindaco non sarà italiano, sarà russo. E c'è Russo col colbacco. Ma questa è un'altra leggenda. Esatto, e c'è Francesco Russo col colbacco. Adesso, ne abbiamo parlato ieri, stai scherzando, però insomma non è l'unica voce che gira da tempo, no? Queste sono archiviate tutte? Secondo me sì. Nel centro-sinistra? Secondo me sì. Sai che tra queste c'è Russo candidato e esatto. Cosolini al porto. Secondo me sì, è archiviata, ma semplicemente perché penso che Russo sia una persona estremamente intelligente e non voglia imbarcarsi in questa avventura dove ha tutto da perdere. Nel senso che Cosolini gli lascia un'amministrazione che ha fatto male, a guida PD. Oltretutto non si può pensare di dare esclusivamente la responsabilità a Cosolini, perché ricordiamo che in quella giunta siede non un militante a caso del PD, ma il segretario regionale del PD, quindi è una responsabilità politica di tutto quel partito. Russo sta bene dove sta, non ha nessuna intenzione di prendersi in carico questa, di imbarcarsi in questa avventura rischiando di fare una figuraccia per colpe di altri. Tutto qua, quindi secondo me è esclusa assolutamente quell'ipotesi, quindi il candidato sarà Cosolini, perché a mio avviso danno per persa Trieste e in questo momento sacrificare un altro nome non avrebbe molto senso. I tre tweet, quindi i tre messaggi della città, quali sono? In un tweet è difficile. Ne può fare sono tre messaggi diversi. In un tweet è difficile. Posso spiegare al volo perché? Ma già si capisce dal fatto. Già si capisce dal fatto che voglio parlare ancora. In tutti gli incontri pubblici che sto facendo, che ho fatto da gennaio in poi, ho puntualmente chi tengo d'occhio è una persona in prima fila che mi comincia a far segni. Basta, veloce. Perché mi piace tantissimo parlare, mi piace raccontare le cose, mi piace raccontare la mia visione della città. In un tweet è estremamente difficile, sicuramente posso dare degli spunti. Ci sono dei settori estremamente in crisi, c'è il settore del commercio estremamente in crisi. Quindi negozi due punti, ma cavolo, ma qua devo tirar fuori per un tema. Negozi due punti. Taglieremo. No, cosa... centri commerciali, sì, commercio di vicinato. Ok, questo è un tweet. Bene. Sì, ma. Vabbè, ma bisogna fare così. È un riassunto. Adesso io vorrei spiegare tutto. Avremo tempo, lei sa che da adesso, dal 10, diciamo ancora una volta, con l'intervista a Cosolini, l'11 settembre, ricominciamo a Ring il talk show e sarà l'anno più difficile. Quindi si prepari perché. Sicurezza due punti, diciamo, ci accompagnerà alle campagne elettorali, quindi sarà un anno da incubo, lo diciamo già tutti a casa, per essere chiari. Sicurezza due punti. Più telecamere, più vigilanza, meno multe. E questo riguarda la polizia municipale, chiaramente. Nonostante gli inviti arrivati in questi giorni alla polizia municipale, dal procuratore di pensare di più alle multe, io penso che una polizia municipale dalla storia prestigiosa come quella della polizia municipale di Trieste, e anche con la preparazione che ha, potrebbe essere impiegata diversamente. Terzo tweet? Adesso me lo devo giocare. Porto. Sì, me lo devo giocare tra tanti vari argomenti. Vabbè, scegliamo il Porto, via. Porto, due punti. No alle speculazioni edilizie. Sì alle attività produttive. Quindi imprese. Quindi sì. Attrarre Porto Nuovo imprese. Esatto. Porto Vecchio. No, stiamo parlando del Porto Vecchio. Tutti e due. Sì, chiaramente. Porto Vecchio. Del resto la speculazione edilizia è là.
che insomma, potrebbe essere fatta nel Porto Nuovo, di sicuro no. Con lo sciopero di questi giorni, diciamo, di alcuni portuali e gli imprenditori che chiedono ancora una volta del decreto attuativo per l'allegato ottavo, insomma, che aiuterebbero tutti, non solo i lavoratori, ma soprattutto gli imprenditori. No? Che qua ci vorrebbe, chiaramente non abbiamo tempo, solo una cosa al volo. Anche là è una grande operazione di marketing, anche quella sul Porto Vecchio è una grande operazione di marketing. In realtà non si risolve nulla, noi sappiamo perfettamente che i problemi del Porto Vecchio sono stati due sostanzialmente. Uno sono appunto la mancanza dei decreti attuativi, ma questo lo potete andare a chiedere a chi in porto ci lavora. Non essendoci mai stati dei decreti attuativi, chiaramente non avendo regole certe, non si sono mai avuti degli imprenditori disposti ad investire. E questo si fa a Roma. Un altro grosso problema, sono stati i vincoli. Allora, con i vincoli, con i vincoli monumentali che ci sono in questo momento, non è che non si può fare attività portuale, non si può fare assolutamente niente. Se io decido domani di farci un condominio... Operazione onestà nei confronti dei cittadini, lei dice. Ma quindi questa sdemonizzazione, il senatore Russo non porterà a niente o comunque... Non può portare a niente. Se io decido in quel capannone di farci un condominio, secondo lei posso farlo? No, in uno stanzone alto, soffitti alti 6 metri, senza finestre perché non c'è una corte interna, non c'è niente. Posso fare un condominio? Non posso farci niente. Quindi è inutile che mi si venga a dire adesso faremo grandi progetti, grandi cose. Con i vincoli non si può fare niente. Senza i vincoli si può fare qualsiasi cosa. Ma a prescindere dalla proprietà dell'area. Perché se l'area è dell'autorità portuale, oppure del comune, oppure sua, non cambia niente. Se ci sono i vincoli non può fare assolutamente nulla. Se ci sono... Allora, in bocca al lupo, ci rivediamo insomma nelle prossime settimane perché ricominciamo il ring in studio con tutti gli ospiti. Grazie per Paolo Roberti. Grazie a lei. Buon lavoro, in bocca al lupo, grazie a voi per averci seguito, ci rivediamo giovedì prossimo. Grazie.